Buongiorno, oggi siamo al centro sportivo Parri Mengoni, nel parco dei Fontanili, per intenderci siamo molto vicini a Bisceglie, e questo è un centro che è stato fermo per molto tempo, lavori importanti, però ora riapriremo a gennaio con una piscina, poi la vediamo, molto bella, una palestra, oltre al fatto che c'è dall'altra parte un palazzetto per basket, volley e tre campi da calcetto. Cominciamo a vedere qualcosa all'interno. Eccoci alla piscina. Siamo qui con Lorenzo Lamperti, direttore generale di Milano Sport. Sinteticamente, quando riapriamo, che è la cosa che mi interessa, e cosa si potrà fare qui? Allora, la piscina, come vedrete, è in approntamento, sarà aperta le prime settimane di gennaio. L'offerta sarà molto interessante perché potremo fare i corsi tradizionali di Milano Sport. Ci sarà una grande palestra con un arredo totalmente rinnovato e poi una palestra per il corpo libero e per l'attività per le famiglie, come è da consuetudine per le nostre attività. Come dicevo, poi alle mie spalle c'è l'altra parte del centro sportivo, un campo importante, molto bello per basket e volley e tre campi da calcetto, da calcio a 5 all'esterno in sintetico. Ecco, questo è un esempio di periferie. Noi molto spesso sotto questa accezione disegniamo un mondo fatto di problemi, e spesso ci sono, di realtà da migliorare e di nuovo spesso ci sono, ma a volte le periferie sono anche queste. Qui, ripeto, siamo a 200 metri dalla fermata di Bisceglie, ma ci sono nuovi sviluppi residenziali assolutamente gradevoli, per fortuna a prezzi contenuti, e altri ce ne saranno. Anche per esempio Calchita Edge, se ne è parlato per molti anni e di nuovo ora si sta cominciando a costruire. Ovviamente l'idea è sempre quella di rigenerare, di non portare via verde, anzi di valorizzare il verde. E il Parco dei Fontanili ne è un esempio.